Cominciamo con le presentazioni velocissime. So che non vi interessa, ma io sono per contratto sono obbligato a dire. Mi chiamo Alain Modolo, sono il presidente, l'attuale presidente di PNLUG, Pordenone Linux Group, ok, quella roba lassù. E siamo un'associazione di volontariato, tecnicamente detta APS, Associazione di Promozione Sociale. Quindi siamo tutti volontari e facciamo promozione sociale. Quando io ho 12 anni che sono qui, 20 che faccio promozione di questo tipo, è sempre un casino spiegare perché esiste del volontariato sull'informatica. E 20 anni fa magari era difficilissimo, adesso io credo che non sia necessario spiegarvelo, e se lo è vi do due input. Mai come ora siamo strapieni di tecnologia ovunque. Due dispositivi a caso. Questo, tutti ne avete uno, forse qualcuno di voi ne ha due, qualcuno addirittura ne ha tre, uno per l'amorosa, l'amante e la famiglia, dite di no. Ok. Molti di voi, li vedo da qua, hanno anche lo smartwatch e ci fermiamo lì. Lasciamo perdere i computer, lasciamo perdere la casa connessa e tutto quanto. Mai come ora un'associazione come nostra, come la nostra, che divulga il software libero, crediamo che sia importantissima. Perché? Oggi sentiremo parlare una grandissima parte delle prenotazioni è stata effettuata per l'IA o l'AI, dipende se volete dirla, se volete dirla in inglese o in italiano, intelligenza artificiale. E Piero vi spiegherà che l'intelligenza artificiale non è una, non è quella che immaginiamo tutti. Ci sono vari modelli e poi non si chiama neanche intelligenza artificiale, ma si chiama in un altro modo. Non faccio spoiler, ve lo spiegherà lui. Essendoci vari tipi di tutto, vari tipi di software, c'è il software chiuso e il software libero. Il software chiuso, faccio due esempi, ci mettiamo anche il TM, trademarks o il copyright, perché sennò le aziende si arrabbiano. Software chiuso sono Microsoft Windows. Software chiuso è Apple OS X, quelli sono software chiusi. Le piattaforme di Adobe sono software chiuso. Noi facciamo software libero. Qual è la differenza? Che chi è capace, chi ha voglia, a vari livelli, può ispezionare il codice, entrare dentro il codice, vedere come è scritto, se ci sono dei bug, quindi se ci sono dei difetti, correggerli. Quindi dall'ispezione passa alla contribuzione, al contributo, modificarlo e condividerlo. Al che normalmente quando io dico che ci occupiamo di questa cosa mi dicono attenzione, se è software libero, quindi a sorgente aperto, è vulnerabile, non è sicuro. Allora, qui ve la dico senza troppi giri di parole. O chi ve lo dice è un ignorante patentato, e quindi non parlate con un ignorante, perché chi vede da fuori non sa chi dei due lo sia. Quindi lasciate stare gli ignoranti, ok? O chi vi dice che il software libero non è sicuro perché il sorgente è aperto, è in malafede. Io vi do questo primo input. E vi invito a chiederlo a tutti i relatori che avremo oggi. Chi si occuperà di intelligenza artificiale, chi si occuperà di cybersicurezza. Abbiamo qua due avvocati, docenti universitari di Milano. Sono venuti giù da Milano per noi oggi, anzi, a dire la verità. Quindi io vi lascio con questo stimolo. Noi cerchiamo di divulgare il software libero perché mai come ora è importante sapere cosa ci mettono le aziende dentro il codice. Se non lo potete ispezionare può esserci qualsiasi cosa. Scaricate un'applicazione per fare un video e dentro ci sono 8 traccianti che immediatamente mandano numero di telefono, il classico accetta delle app. Ok? Vi ringrazio la pazienza. Vi saluto e do la parola ad Alberto Parigi. Mi hanno detto che si dice vice sindaco vicario, giusto? Boh, presentati. Perché ogni ufficio che chiamavo in comune mi dava una definizione diversa.
per noi è Alberto Parigi, che come comune di Pordenone ci è stato vicinissimo sia come patrocinio, quindi la possibilità di mettere i manifesti in giro, di dire il comune ci ha aiutato, sia come contributo, perché senza contributi economici non si va molto avanti. Quindi ringrazio da subito. Vediamo se siete svegli, scateniamo il primo applauso per Alberto. Grazie a tutti, buongiorno, grazie da lei Modulo. Sì, noi il Comune sostiene questo Linux Day perché si tratta solo di diffondere la conoscenza di software liberi, gratuiti. Già questo comunque è un ottimo obiettivo perché tanti di questi non sono conosciuti, opportunamente rimangono un po' nell'ombra. Però il software libero si usa questa definizione che più che birra gratis identifica la libertà di parola. È una definizione che mi piace perché si tratta di applicare al software, se vogliamo, che una visione, un'idea di società libera e plurale, dove c'è la libera circolazione delle idee, delle conoscenze e delle pratiche. Poi immaginate se ogni grande idea, ogni grande innovazione fosse stata quanto avremmo perso nel corso della storia. Ecco che invece diciamo questa filosofia parte proprio dall'idea che la conoscenza appartiene a tutti, che il grandissimo potere della tecnologia dovrebbe essere a disposizione di tutti e bisognerebbe rompere le barriere tra, diciamo, fruitori e creatori. Ecco, credo che sia questa l'ispirazione che poi però si traduce in argomenti che toccano la vita quotidiana di tutti noi. Dobbiamo recuperare, mi fermo qui e vi auguro un buon Linux Day a tutti. Grazie. Intanto che Andrea accende il microfono, okay. Poi ditemi, i politici hanno il dono della sintesi. Grazie Andrea. Grazie Alberto. La parola, qua siamo appena parlato il padrone di casa geografico, adesso diamo la parola al padrone di casa dello stabile, Andrea Zanni, direttore del Consorzio Universitario. Grazie a lei. Beh, devo dire, siamo coproprietari perché questa è una sede universitaria che più di 30 anni fa è stata fondata proprio dal Comune di Pordenone, dalla Camera di Commercio e dalla provincia. E questo, devo dire, è la casa di tutti, perché un polo universitario come questo, creato dal territorio e adesso copartecipato anche da soci privati importanti come la Fondazione Friuli, come Confindustria Alto Adriatico, come la Banca BCC Pordenonese Monsile e nuovo socio anche Banca 360, insieme a Frullintagli e anche altri comuni della provincia, rappresenta proprio la casa degli studenti. Noi abbiamo creato questo polo per portare a Pordenone della formazione universitaria di eccellenza. Attualmente abbiamo 9 corsi di laurea tra triennale e magistrale che sono unici in regione, quindi qui trovate dei corsi di formazione che non trovate in altre sedi universitarie, e è votata proprio alla tecnologia e con la presenza di ITS che eroga dei percorsi in ambito informatica. Questo vogliamo che non che diventi, perché lo è già, ma che diventi sempre di più la casa dell'alta formazione. E per noi è un piacere ospitare oggi innanzitutto il PNLUG, presieduto qui magnificamente dal presidente Modulo, e ringrazio insieme a tutti
i collaboratori, perché organizzare un evento del genere è tecnicamente non semplice. Abbiamo più di 30 volontari in giro sparsi questa mattina. Esatto, e direi un bel applauso anche per tutti i volontari del PNLUG. Questo per noi è un momento importante, perché un polo universitario ha l'obbligo di divulgare formazione, alta formazione, e io da informatico non posso essere che felicissimo di ospitare un evento come quello di oggi, dove ci saranno tante sessioni e in cui potrete ascoltare quello che è il punto nave attuale della tecnologia. È una cosa importantissima, perché abbiamo un grossissimo problema. Noi siamo in pieno sviluppo tecnologico, e qui poi Valerio sicuramente ve lo racconterà meglio. Abbiamo un enorme sviluppo tecnologico, abbiamo un sacco di aziende che stanno lavorando in questo campo, ma hanno un enorme, grossissimo problema. Non riescono a trovare personale qualificato. Il settore dell'informatica è quello che attualmente richiede più persone altamente qualificate. Attenzione, è un mondo complesso, dove però avete una carriera professionale enorme, un'evoluzione velocissima, più di qualsiasi altro settore, ma il grossissimo problema delle nostre aziende è che non trovano personale qualificato. Per cui qui ci vedo, ho già visto diverse aziende, mi dicono: dobbiamo rinunciare a crescere, dobbiamo rinunciare a progetti, perché non troviamo persone con cui sviluppare i nostri progetti. Per cui è fondamentale sfruttare questo momento, che abbiamo proprio voluto che PNLUG facesse qui il proprio Linux Day, perché questo è un momento di divulgazione fondamentale. Vedrete oggi tutte le possibilità lavorative che vi vengono offerte da questo enorme settore. Ci vuole impegno, ci vuole la giusta formazione, ma voi siete la risorsa fondamentale per tutte le nostre aziende del territorio. Per cui traete il massimo vantaggio da questi seminari, e in bocca al lupo a tutti per il vostro futuro in ambito informatico. Grazie. Grazie Andrea. Un altro, Andrea vi ha appena detto, voi siete alle superiori, o come si chiama adesso, comunque ci siamo capiti. Da qui voi avrete delle scelte da fare: università, andare a lavorare, oppure l'ITS. Abbiamo qua Valerio Libralato, che adesso ci spiega chi sono e oltretutto dove sono. Non sono molto lontani da qua, giusto Valerio? Buongiorno a tutti, grazie intanto Alan. Allora, vi spiegherò dopo cos'è l'ITS, perché come diceva prima Andrea, nel mondo ICT c'è un grosso problema di persone, mancano. Nell'ITS anche c'è un problema di persone, perché facciamo fatica a raccogliere studenti, ma ci arriviamo dopo. Volevo riprendere un po' le cose che sono state dette qui da Alan, poi anche dal vice sindaco, sulla collaborazione, su quello che è un po' lo spirito di comunità che ispira questi gruppi. Una delle cose più importanti, delle competenze più richieste nel mondo ICT al momento attuale, non nel momento attuale ma già da parecchio, è la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di condividere con un team gli obiettivi e le tappe di un percorso, di un progetto. E pochi giorni fa, mercoledì, c'è stata l'apertura dei nostri nuovi corsi, li abbiamo aspettato qui i 140 ragazzi dei corsi che partiranno la prossima settimana, e due ragazzi del secondo anno hanno fatto così una piccola apertura, hanno ricordato un po' ai nuovi arrivati qual è la differenza e quali sono le cose che hanno imparato. Ecco, anche loro hanno imparato, hanno raccontato che una delle cose più importanti, due sono le cose importanti che hanno visto in questo loro primo anno: lavorare in gruppo, condividere con gli altri il modo di lavorare, le sfide, i problemi e le soluzioni, e l'altro essere aperti alle tecnologie. Nei nostri corsi non si studia necessariamente Linux o solamente Linux, si studiano i sistemi informativi, si studia il coding soprattutto, si studiano i sistemi di sicurezza, e naturalmente Linux ha un posto importante, perché è una tecnologia fondamentale in qualche modo, che sta dietro, più di quello che si immagina qualche volta, dietro anche ai sistemi proprietari in qualche modo, e che si sta diffondendo, si è aperto molto in questi ultimi anni. Era un mondo un po' a sé stante, anche se sappiamo che 95% dei server
su internet sono basati su Linux, ad esempio, ma è un mondo che sta diffondendo anche all'interno dei sistemi proprietari in qualche modo. Forse lo imparerete poi anche in qualcuno di questi seminari. Quindi questo è un po' l'invito che posso farvi, è quello di approfittare di queste giornate per chi è già appassionato per approfondire alcuni temi, per chi non lo è per incuriosirsi e capire appunto come si diceva, usiamo tutti i telefonini, usiamo tutti il PC, ma ci vuole qualcuno che poi produca questo, questi strumenti e io spero che molti di voi diventino questi produttori di servizi di tecnologia. Che cos'è l'ITS? L'ITS è un, ormai non possiamo parlare di una nuova modalità formativa, è un percorso, un'idea di percorso terziario come viene definito, perché viene dopo la scuola secondaria, dopo le superiori. È partito, i primi corsi sono partiti nel 2010-2011 ed è erogato in una modalità particolare. Ai ragazzi che arrivano qui noi diciamo sempre non siamo una scuola, siamo l'ITS. Così come quando uscite di casa la mattina, se andate a scuola dite ciao mamma, ciao amorosa, vado a scuola. Quando andate all'università direte vado all'università, se venite all'ITS dite vado all'ITS. Perché questo? Perché già nelle sue fondamenta l'ITS sono una cosa un po' particolare. Sono una fondazione sostanzialmente che raccoglie un istituto tecnico, un istituto superiore, il Kennedy in questo caso di Pordenone, abbiamo qui alcuni docenti e una rappresentanza di studenti, e raccoglie poi una serie di soggetti, in questo caso un'industria Pordenone che ha la presidenza con Michelangelo Agrusti di questa fondazione, e poi alcuni enti, il consorzio universitario di Pordenone, alcune università, il comune di Pordenone, che è partner di questa fondazione, ma poi soprattutto aziende, tante tante aziende, gruppi di aziende che sono qui a rappresentare e a formalizzare in qualche modo la richiesta che diceva prima Andrea Zanni, questa fame di sviluppatori, fame di tecnici che c'è non solamente in Italia ma a livello internazionale ormai, a livello europeo. Si parla di ormai dal 2014 di circa 700.000 posti vacanti nell'ambito dei professionisti ICT. È un numero che dal 2014, quando è stato per la prima volta stimato da un progetto europeo, non è andato calando, è rimasto stabile, se non aumentato, perché la tecnologia è pervasiva, si diffonde e c'è bisogno di persone che la sappiano usare. Ecco. Quindi questo è un po' il modo di fare formazione di questa struttura dell'ITS, che cerca di avere un rapporto diretto, si impara facendo, learning by doing, risolvendo problemi. E la caratteristica dell'ITS, oltre a essere avere questa formazione, questa struttura che non è direttamente un'istituzione, una scuola così formalizzata o regolamentata in modo attraverso programmi e contenuti, ma è quella di avere ad esempio almeno il 60% di ore di attività erogate da docenti che non sono, che sono docenti, che sono professionisti del mondo dell'ICT. Ecco, quindi questa è un po' la caratteristica, oltre ad avere un percorso che si suddivide fra attività d'aula e attività di stage. Nei nostri corsi, che sono di 2000 ore nell'arco di 2 anni, ci sono 5 mesi di attività di stage in azienda. Il corso che partirà, che è partito di fatto l'altro giorno, uno di questi è un corso in apprendistato ad alta formazione fin dall'inizio, in cui i ragazzi faranno 2 giorni di lavoro ogni settimana, lunedì e martedì, e gli altri 3 giorni verranno ad imparare, non dico studiare, ma dico ad imparare qui all'ITS. Questo è un po' per farvi capire qual è la struttura e naturalmente tutti quelli che sono appassionati di questo mestiere, di queste tecnologie, io chiedo di fare un piccolo pensierino per valutare un po' la scelta ITS, che è appunto una scelta ancora poco conosciuta. Quando si parla di questo mondo molti ragazzi pensano all'università o al mondo del lavoro direttamente, ma ancora troppo pochi pensano a questa opportunità. Lascio la parola agli altri e un buon lavoro. Vi porto naturalmente i saluti del presidente Michelangelo Agrusti e della direttrice Barbara Comini, e per tutti quelli che vogliono approfondire o il nostro sito Alto Adriatico oppure qualche volantino, qualche informazione al banchetto qui fuori. Grazie e buona giornata. Valerio ha dato un dato, ok? E 75% dei server internet sono sotto Linux. E quest'anno abbiamo avuto una chicca, una scoperta gli ultimi 10 giorni. Ci ha contattato una certa Maya Massarini, che lavora in Red Hat. Forse per voi, molti di voi non sanno cos'è. Red Hat è una delle 2 aziende informatiche che fanno business più grosse al mondo sotto Linux. Infatti si chiama RHEL, Red Hat Enterprise Linux.
per chi è molto tecnico di voi o volesse o fosse interessato a vedere come si fa business, come si fa programmazione, come si fa cooperazione e sviluppo, questo pomeriggio dalle 2 alle 5 ci sarà lei che ce lo spiega, perché poi quando scaricate una distribuzione, e quindi quando scaricate una distribuzione Linux e la installate nel vostro portatile, dovete ringraziare persone come lei che si occupano di verificare i pacchetti, i software, che funzioni tutto, che vadano al primo colpo nel vostro computer e che sia tutto ok, non dovete stare lì a impazzire con i driver. Questa è una chicca che dopo circa 20 anni che esistiamo non avevamo ancora mai avuto. Quindi con tutto il rispetto per tutti quanti, tecnicamente oggi pomeriggio potrebbe essere molto interessante. E io chiedo ad Andrea di far partire due video da un minuto l'uno. Sono i due saluti del direttore di ILS, Italian Linux Society, che è praticamente un'altra associazione di volontariato che mette il cappello su tutti i LUG d'Italia, Linux User Group. Quest'oggi ci sono 37 Linux Day in giro per tutta Italia. Partiamo da Pordenone e arriviamo a Palermo. E il direttore Fabio citerà a un certo punto le sezioni locali. È una chicca che non si percepisce bene, ma le sezioni locali è una cosa che se tre persone, due persone, cinque persone si mettono insieme e volessero partire, magari a Pordenone non serve perché ci siamo noi, ma nei posti piccoli non sanno come iniziare, contattano Italian Linux Society e gli vengono dati gadget, soldi, formazione, grazie Moreno, per iniziare. Mi fai partire il video di Fabio, grazie. Ciao a tutti e a tutte, io sono Fabio Lovato e sono il nuovo direttore di Italian Linux Society da questo marzo. Vi porto i miei saluti anche da tutto il direttivo. Ciao Pordenone! Ringrazio il PNLUG per aver organizzato anche quest'anno Linux Day. E abbiamo contribuito in parte con la copertura dei costi dell'organizzazione di questo evento di Pordenone, ma anche in molte altre città d'Italia, poiché ad oggi Linux Day è organizzato appunto in 37 città, e quindi fra LUG formali sotto forma di associazioni e anche sotto forma di sezioni locali ILSA, perché da un po' di anni ILSA ha dato questa possibilità di creare sezioni locali di ILSA nel territorio in modo da essere più capillari e avere meno burocrazia, per cui si evita di creare nuove associazioni e si fa capo ad ILSA. Ogni sezione locale ha la possibilità di autogestirsi, con il vantaggio che ILSA aiuta con dei rimborsi o l'invio di gadget promozionali, adesivi, altro materiale per poter fare attività sul territorio. È un compito, è stata una scelta anche non così semplice, perché le richieste stanno aumentando, per cui ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a fare questo grande cambiamento che sta già dando in parte i suoi frutti. Non mi dilungo oltre, vi auguro un buon Linux Day da parte mia, da tutto il direttivo e da tutta la comunità del software libero. Ciao ciao! Ok, un altro minutino. Il presidente di Wikimedia con la M di Modena. Non è Wikipedia, Wikimedia è quella che ci mette il cappello sotto Wikimedia, sopra Wikimedia e sopra OpenStreetMap. Molti di voi useranno Google Map per arrivare da A a B. Provate OpenStreetMap, mappe collaborative, gratuite e soprattutto, come diceva prima Alberto, libere. Wikimedia ha creduto in noi, anche quest'anno ci dà un forte contributo. Non nascondiamo niente, è tutto online, anche loro ci danno 1000 euro per questo evento e se c'è Wikimedia, se c'è Wikipedia, c'è e anche grazie a loro. Vai Andrea col secondo video. Sono Melandri, presidente di Wikimedia Italia. Ho 32 anni e sono un utilizzatore entusiasta di Linux ogni giorno, fin dall'Ubuntu 6.06. Quell'estate giocavo a un videogioco online
E un utente me la consigliò perché poteva avere il desktop a cubo, quello con Compiz. Avevo 14 anni, mi sembrò un motivo sufficiente. Come primo esito, ovviamente, brasai completamente la partizione Windows, dove giocavo, senza un backup, perché i dischi esterni costavano. Ma ero molto motivato a capire come far andare tutto quanto, per poter tornare velocemente a giocare. Quella prima esperienza con Linux mi ha fatto capire l'importanza della condivisione della conoscenza e delle comunità open source in generale, valori che mi hanno portato poi fino a Wikimedia Italia anni dopo. Ogni giorno vedo come queste tecnologie ci permettano di costruire qualcosa di grande, insieme, dal software libero, passando per Wikipedia, alle mappe aperte di OpenStreetMap. Qui faccio un grazie a voi e al movimento dei LUG che continuate a ispirare persone come me e a contribuire a progetti aperti e a un'innovazione libera. Buon Linux Day! Alla faccia di quelli che dicono che i giovani sono un problema. Siete spettacolari, siete molto attenti, vi ringrazio. E per ringraziarvi vi dico che abbiamo finito. Lascio la parola a Moreno Cervesato, il vicepresidente, che vi dà i dettagli tecnici e il suo saluto. Da qui in poi, buon Linux Day. Grazie, grazie Alain. Benvenuti cari studenti e studentesse. Oggi voi siete i protagonisti di questa giornata. Come avete visto al vostro arrivo qua, più di 20 classi delle scuole secondarie di secondo grado, quindi un totale di 400 studenti. Vi chiediamo di rimanere al vostro posto fino alle ore 11, quando inizierà la pausa. Alle 11:20 si rientra ai propri posti. Per le ore 13 i talk termineranno e i professori accompagneranno le loro classi verso l'uscita. Per gli studenti che partecipano al workshop del pomeriggio è aperto il bar del consorzio universitario, dove troverete i tavoli per trascorrere la pausa pranzo. Alle ore 14 i workshop del pomeriggio iniziano, alle 15:20 ci saranno i 20 minuti di pausa e l'ultima sessione partirà alle 15:50 fino alle 17. Ringrazio tutti voi per essere qui, gli organizzatori per il lavoro svolto e i relatori per i contributi che arricchiranno questa giornata. Spero che possiate trovare l'ispirazione per continuare il vostro percorso nell'open source, contribuendo a costruire una società digitale più equa e aperta. Buon Linux Day a tutti! Un saluto personale, grazie di cuore a Fabio e Albano che ci stanno vedendo da Vicenza durante il loro Linux Day, stanno seguendo noi, quindi vi saluto, ragazzi, buona giornata e grazie di esserci.